con il presidente del CIRS Messina, possiamo dirlo, a Messina il Natale 2021 insieme è più buono. Natale speciale, nelle tavole dei dipendenti di quattro aziende cittadine ci saranno questi panettoni e sarà un forte contributo al reinserimento sociale delle nostre ragazze, le ospiti della casa famiglia del CIRS, che fanno un progetto di reinserimento lavorativo attraverso il catering. Le aziende aggiungono valore al loro capitale sociale perché fanno un servizio sia a livello di reinserimento sia anche a livello di valore aggiunto al reinserimento, come dicevo prima, delle donne. Una cosa molto importante perché consente realmente un'autonomia. Le donne che lavorano nel settore della cucina aumentano la loro autostima e così il loro percorso, diciamo, il loro progetto educativo diventa molto più efficace. Quando c'è un lavoro, poi c'è la casa, poi c'è la famiglia, anche quando è un nucleo monoparentale, e quindi diventano membri attivi della società. Un progetto che testimonia che a Messina è ancora possibile fare rete quando ci sono in campo progetti importanti. Sì, secondo me Messina è una città solidale, le persone, diciamo, tra virgolette, per bene attive sono molto di più di quelle che non lo sono. C'è una forte componente di cittadinanza attiva, la difficoltà è mettersi insieme, ma una volta che si produce questa rete si è disposti a tutto, perché la passione e l'entusiasmo, la solidarietà lo crea, e la solidarietà fa sorpassare le montagne, fa scalare le montagne. Questo noi sentiamo fortemente grazie alle ditte che ci hanno aiutato e che sempre ci stanno vicine, Franza Tourist, Sacne, le assicurazioni generali, Blandina con le sue aziende. Cioè il sostegno che ci danno ci sprona ad andare più avanti e comunque ci fa sentire che la nostra strada è quella giusta.